Ciao, siamo Spiga Nautato, benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Zombie Assault 4, questa è la seconda puntata e oggi giochiamo online. Infatti, come vi avevo detto, in questo gioco ci sono dei, diciamo, dei server in cui è possibile giocare appunto online con delle persone a caso, il che è abbastanza interessante. Come vedete non è difficile trovare delle persone perché questo gioco è abbastanza popolato. Allora, giocare online è uguale a giocare in single player, nel senso la meccanica di gioco più o meno è quella. Cambia soltanto che è più divertente, più interessante. E in più ci sono delle casse di armi, insomma, si trovano delle armi durante il gioco. Ora io fermo il video. Facciamo così, fermo il video, finché non trovo tutti gli account, perché ho appena detto che era popolatissimo, ma adesso sono spariti tutti. E torna fra poco. Ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, credo che abbia caricato. Non so se ci sia qualcuno che gioca con noi, perché non so come si apre il menu. Aspettate. Vabbè. Insomma, oh cazzo. Noi iniziamo a giocare, poi casomai vedremo un po'. Non so come, non mi ricordo come funziona, cioè è cambiato tutto praticamente. Allora, iniziamo a uccidere questi zombie. Come vedete quest'arma che ho preso è fighissima. Allora, per cambiare le armi mi avete detto. Infatti. Oh cazzo. Mi piace. Oh cazzo. Vaffanculo. Olè. Per cambiare armi il tasto Q e il tasto E. Oh cazzo, scusate, ho fatto un casino, no? Ok. Boom, quest'arma è bellissima. Perché uccide anche. Oh, porca puttana. Perché uccide anche le tipi dietro. Oh. Sì, ma è meglio questa. Boom. Allora. Il nostro compito è quello di stare. Oh, cazzo. Di stare attenti alle barriere, stavo per dire. Olè. Uccidiamo tutti questi tizi. Le mappe, questa mappa somiglia molto a una mappa che c'era in uno dei primi Zombie Assault. Contate che io, l'ultima volta che ho giocato a Zombie Assault era la versione, vabbè, Zombie Assault 3 credo. Ma credo che ci siano state le versioni intermedie tra il 3 e il 4. Quindi, insomma, pensate un po'. È cambiato molto. What the fuck? Ricarica, ricarica! Oh, porca vacca! Allora, come vedete gli zombie si. Pian piano diventano sempre più veloci, appaiono nuovi zombie ogni tanto. Quindi muoviamoci velocemente. Che cazzo era? Ok, un verme. Ok. Questi sono facili ancora, dai. Quanto cazzo è veloce? Ok, allora, andiamo avanti. Dicevo, non so esattamente. Ah, ecco. Facciamo così, schiamo, salutiamo, così vediamo se c'è qua. Qualcuno, porca puttana. Non credo ci sia qualcuno però, perché credo che mi appare. Ah, credo che. Ah, fanculo. Credo che uscirebbe qualcosa, insomma, non lo so. Per adesso non ho visto niente qui in giro, qualche scritta, non so. Quindi forse no. Però non fa niente, in ogni caso, boh, è divertente questo gioco, quindi giochiamo. Ciao. Allora, la mappa è più grande di quella che si trova in Zombie Assault 3. Infatti in Zombie Assault 3 trovavamo mappe molto piccole, praticamente erano ristrettissime, proprio molto piccole. E praticamente lo scopo era soltanto difendere le barriere. Appena si distruggevano un po' bastava aggiustarle. Invece l'hanno reso più difficile. Perché non si possono, a quanto ho capito, non si possono più risistemare le barriere. Quindi, questo significa che appena si rompono, siamo fottuti. Nel senso che si riempirà di zombie. Anzi, mi sembra ancora strano che non sia arrivata l'orda di zombie a uccidermi. Infatti, non ne ho visto tanti per adesso. Nel senso, cioè, come dire, sono abbastanza pochi. Ora sono sicuro che apparirà tipo un'orda di zombie gigantesca che vuole uccidermi subito e. Ma che cazzo succede? Non c'è nessuno. No, non c'è nessuno.
Beh? Tutti morti? Non credo. Allora devo cercare. What the fuck? Questo è un bagno. Ci sono dei money, prendiamoceli tutti perché siamo dei tirchi di merda. Ho paura. Ecco, infatti mi sembrava strano. Bla 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 bla. Subrail entrance. What the fuck? Devo trovare qualcosa. Non ho capito bene cosa. What? Ah, una pianta. Mi sono cagato. Subway entrance. Credo sia proprio questa. Ok. Allora. Dovremmo essere. Oh, porca puttana. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ecco, si sta già facendo più difficile. Ho visto che comunque. Oh, porca puttana. Per adesso non ci sono zombie particolarmente difficili da affrontare. Per fortuna, aggiungerei. Perché, come sapete, non sono proprio quello che si può dire. Il migliore. Che cazzo? Dove minchia sono? What the fuck? Io dovrei. Oh, cazzo. No, no, ecco, ecco quello che volevo evitare. Sta succedendo. No, no. Perché loro possono passare da queste porte? Io no. Ok, ok, calmi. Voglio passare da questa porta io. Ah, devo girarmi. Io sto scappando. Porca puttana. Ok, ok, mi piace questa meccanica. Prima non c'era, prima era molto più semplice questo gioco. Adesso. Cazzo, l'hanno, come dire, modificato molto bene. Mi piace questa cosa. Lo rende un po' più difficile, ok. Lo rende più pauroso, ma tecnica. Brutti bastardi, mi lanciano i vermi a me. Ok. No, carica. Oh, ok, ok. Carica. Ok. Riparte? Non riparte? Che succede? Beh. Ma oh. Perché non posso fare niente? Ah. Magia. Che cazzo è tutto così? Ma che cazzo succede? Per la prossima puntata ho intenzione di andare un po' più avanti io in privato, nel senso diciamo che faccio qualche livello in più, insomma, mi procuro qualche arma, in modo tale che poi il gameplay sia più fluido, cioè più semplice, capito? Non posso stare qui a raccogliere soldi. No, no, no. No, no, no. Non so se ve l'ho detto, ma si può anche morire. E quando si... Oh, cazzo, due. Due no, due no. Ok, ok, usiamo questa di arma. Ok, ha funzionato. Dai, carica. Ok, era rimasto qualcuno? Evidentemente no. Ora riprende a camminare, scommetto. Ok, un bel kit. Ma è un po' a match, diciamo. Cioè, nel senso, fai un grande match, poi riparte il treno, poi ricomincia il match, poi riparte il treno, poi ricomincia il match. Non me l'aspettavo, infatti ci è rimasto un po' male, mi aspettavo di dove... Oh cazzo, quelli con gli scudi sono stronzi. Volevo fare un gameplay un po' diverso, però vabbè. Allora, c'è scritto in pratica che devo trovare un vaccino. Una specie di vaccino, sì. Oh fuck. Oh cazzo. Oh cazzo. Come posso uccidervi da voi? Oh. Ah. Ok. Uccisi. Uccisi. Devo andare nel laboratorio. Ma lo vedremo nella prossima puntata perché... Oh porca puttana. Perché
E il tempo è finito qui. Io sono Spiga98. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spiga98.x10.mx o su Facebook, digitando facebook.com/spiga98official. Io sono Spiga98. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video di Zombie Assault 4. Ciao!